mesi che non vedo un vero segno di vita qua sotto. Vediamo se sei solo un altro ritardatario o magari qualcosa di più delizioso. Per aver disturbato le trasmissioni di quei due cialtroni di Atlas e Ryan. Lasciamoli bisticciare tra loro. L'artista, sì, l'artista sa che c'è un terreno più ricco da coltivare. Per esempio, ti metto alla prova, piccola falena, ma c'è un motivo. Metto alla prova tutti i miei discepoli. Alcuni splendono come galassie e altri bruciano come falene tra le fiamme. Ora entra nella mia casa. Un altro bidone. Il secondo della settimana. Da quando la mia faccia è stata... Steinman ha lavorato su di me. Ma non ero più la stessa dopo l'esplosione. Stare così tanto sola da una ragazza è tempo di pensare.
Chi poteva odiarmi così tanto da rovinarmi in quel modo? Che cosa gli avevo fatto? Continuo a pensare a tutti quei banditi e terroristi che Ryan ha fatto rinchiudere ad Apollo Square e mi viene una tale rabbia. A volte fatico a respirare. Se solo potessi confrontarmi con loro, dirgli che cosa mi hanno fatto. Come stanno rovinando tutto di me, di Rapture. Forse mi sentirei meglio. A proposito della sua critica all'ultimo insulto musicale di Anna Culpepper, non capisco sinceramente perché, con tutti gli artisti di talento presenti a Rapture, lei continui a dedicare intere colonne a quella nullità musicale, quando non scopiazza è noiosa, quando non è noiosa è banale, quando non è banale è pericolosa. Può pensare che voglia incontrare il pubblico adesso, mentre mi sto preparando! Inconcepibile! Giovane Fitzpatrick. No, no! Coin, brutto depravato! Fammi uscire da qui! E saper cogliere l'attimo. Guarda il giovane Fitzpatrick qui sul palco. Usa la macchina fotografica. Immortalalo così, in modo da poterlo ricordare. Ed ecco Fitzpatrick colto nel suo momento di gloria. Pare che tu abbia l'occhio del fotografo, piccola falena. Adesso vai nell'atrio e incornicia la sua foto nel mio capolavoro. L'inizio della nostra collaborazione.
Che sorprendente dimostrazione atletica. Sei venuto, piccola falena. Hai la tua tela che intendi dipingere col sangue di un uomo che un tempo amavo. Sì, ti manderò da Ryan, ma prima devi far parte del mio capolavoro. Vai nell'atrio, sbrigati. La mia musa è una stronza volubile, con un tempo di attenzione molto breve. Lo vedi? Quando tornerò polvere, sarà questo ciò che ammireranno. Il mio quadrittico, il mio capolavoro. Avanti, non aver paura, toccalo. Fitzpatrick, libero da capricci e difetti. Ed ecco la gloriosa notizia. Questo è proprio il momento del concepimento. In questo posto ci sono tre uomini, tutti i miei ex discepoli, tutti legati a un filo comune. Il tradimento. Trovali, piccola falena. È immortale la loro mortalità nel mio quadrittico. Va. Una volta che avranno conquistato la loro ricompensa, tu andrai a prendere la tua. Come on.
Vuoi chiuderci dentro, vecchio? Oh, a Cobb si sta bene. Un tempo mi piacevi. Pensavo che tu fossi un genio musicale. Sai perché? Perché mi pagavi l'affitto, vecchio maiale. Vieni al negozio di dischi. Ti faccio vedere cosa ne penso del tuo plink plink plink. Coniglio selvatico di Sander Cohen. Voglio strapparmi le orecchie, ma non posso. Salto, e quando salto non mi stacco dal terreno. È una maledizione, eterna. Non riesco a strapparmi le orecchie. È una maledizione, una cazzo di maledizione! Voglio strapparmi le orecchie! Vi prego! Aiutatemi! Vi prego! Dei pestaggi, ma perfino io sono sconvolto dal sangue freddo di quei tipi artistici. Quello col Papper e quel finocchio di Cohen c'è una specie di attività. Stanno cercando di costringere i miei uomini della sicurezza a decidere da che parte stare. So già che verrà convocato nell'ufficio di Ryan a parlare di tipi artistici. Più difficili per entrambi!
tipetta ha cercato di rifilarmi quei vecchi sigari Oxford Club. No, grazie, le ho detto. Sono un uomo da nicotine e lo sarò sempre. Perché fumano bene e costano uno scherzo. Chi se ne frega se sono fatti con conchiglie e uova di pesce. Parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e il libero intelletto. Poseidon Plaza sono aperte. Mi dispiace! Lascia che apra il sipario. Vedo il tuo respiro. Credi di farmi morire qua dentro, vecchia checca? Tutti gli altri poveracci che hai sbattuto in questa ghiacciaia erano atterriti come conigli. Io mi limitavo a guardare e ad aspettare. E quando hanno iniziato a scalciare, ho iniziato a scalciare. Mi sono fatto un Se non resisti al gelo, devi farti crescere il ghiaccio sul cuore. E l'uomo di ghiaccio arriva, si è deciso a mandare qualcuno. Figlio di puttana, ha lasciato a gelare. Ho una posa perfetta per te. Mi sento pregno come una donna.
in città. Sì, ora metti la fotografia nella cornice. Vediamo cosa abbiamo qui.